Benvenuti da Mag21. Nel video di presentazione Masterclass 3.2 Introduce Max 2010. Questo Masterclass è dedicato a MentorAI 3.7, alla tecnologia delle DirectX e all'implementazione dei 3ds Max con un software denominato Mental Mill Artist Editions. Questo Masterclass noi vedremo come all'interno di 3ds Max 2010 la tecnologia delle DirectX sia stata potenziata attraverso l'utilizzo di nuove estensioni che colloquiano con il DirectX. Il Masters quindi tratta diversi argomenti. Alcuni di questi argomenti prendono in considerazione come 3ds Max visualizza queste DirectX all'interno del suo spazio delle viewport, come sia disponibile agganciare queste DirectX con i materiali che sono presenti all'interno del Masters, e noi vedremo come creare questi tipi di materiali. Li vedremo attraverso un nuovo software, quindi non creiamo il materiale all'interno dell'interfaccia di 3ds Max come solitamente siamo abituati a generare, quindi attraverso i vari rollout, eccetera. Perché? Questi materiali si agganciano in relazione alle DirectX che sono presenti nella area di estensione solitamente denominata come FX in 3ds Max. Queste DirectX sono generate in base a determinate proprietà. Vedremo quali sono le proprietà precedenti di questi materiali e vedremo come questi materiali sono stati creati dove? All'interno di questo software che viene denominato Mental Mill Artist Editions. La versione è la versione 1.0. Il software è disponibile in rete gratuitamente. Ne esistono due versioni, la versione standard che è più potenziata e la versione che noi useremo, Mental Mill Artist Editions, per comprendere come sono stati generati questi files che si agganciano all'interno di 3ds Max e lavorano in MentorAI 3.7. Il master quindi vedrà una ambivalenza tra l'utilizzo di questo software, l'utilizzo di 3ds Max e anche l'utilizzo di alcuni plugin per Photoshop per trattare i tipi di textures che hanno un'estensione particolare attraverso 3ds Max e attraverso Mental Mill. Sono 5 ore di masterclass, le lezioni sono 41. Il masterclass vede l'utilizzo del software per comprendere come questo software genera questo tipo di rappresentazione, quali sono le proprietà degli shaders che sono inseriti all'interno del software attraverso questa cartella root, dove sono contenuti tutti gli shaders che compongono un tipo di materiale, e vedremo come questi materiali colloquiano tra di loro attraverso queste proprietà di connessione. È una tipologia di creazione del materiale diversa dalla classica tipologia dei rollout di 3ds Max, perché noi siamo abituati a lavorare attraverso questi rollout. Il Masterclass vi darà la possibilità di comprendere come all'interno di Mental Mill vengono generati i rollout e quali opzioni inserire all'interno dei vari rollout per creare il materiale che poi viene visualizzato all'interno di 3ds Max. Gli shaders a disposizione sono moltissimi. Il Masters esaurisce la comprensione delle famiglie degli shaders e prende in analisi gli shaders più ricorrenti per quanto riguarda la creazione dei materiali. Quindi vedremo le famiglie di questi shaders, le famiglie di shaders di illuminazione, che cosa sono le luci, come si confrontano le luci di Mental Mill Artist Editions con le luci di 3ds Max. Vedremo che cosa sono gli ambienti, quindi gli environment, e faremo degli esercizi per creare all'interno di 3ds Max la rappresentazione appunto degli environment.
Environment attraverso la MentaMill Artist Edition e vedere come si comportano questi effetti in 3ds Max. Nella MentaMill Artist Edition noi vedremo anche la gestione dei parametri, quindi vedremo queste aree che sono tre aree distinte, l'area degli shaders, l'area della costruzione dello shaders in questione e l'area della gestione dei parametri. Come vedete questi sono moltissimi, ci sono tantissimi shaders a disposizione. Vedremo anche alcune opzioni relative ai menu, le parti più importanti per comprendere come creare, come gestire il renderings all'interno di quest'area, perché anche quest'area ha una sua proprietà di visualizzazione di renderings, e come gestire alcune opzioni interessanti. Il masterclass vi condurrà nella trattazione delle risorse che sono presenti all'interno della rete. Come vi ho detto, questo masterclass illustrerà anche le versioni delle DirectX presenti in 3ds Max, quindi vedremo anche come si gestiscono questi tipi di DirectX molto convincenti. Ed in relazione ad dei files denominati files di partenza start, vedremo come le DirectX possono essere impiegate all'interno delle scene di 3ds Max per collocare con 3ds Max e generare dei renderings di questo tipo. Questi renderings sono stati creati con dei materiali che utilizzano le DirectX. I materiali saranno disponibili in internet e vedremo dove andare ad prendere questi materiali e vedremo come inserire questi materiali all'interno della scena per creare questi tipi di test. All'interno del masterclass noi avremo i files di partenza con le risorse presenti in rete. Vi indicherò come applicare questi materiali e come eseguire questi test di rendering. All'interno del masterclass quindi vedremo quali sono i parametri da impostare per quanto riguarda il render settings, quali sono le metodologie per evitare determinate situazioni in relazione all'utilizzo di questi nuovi materiali e di conseguenza vedremo come sono stati generati questi renderings. Io vi saluto e vi ringrazio. Saluti da Mac21.